fatto una serie di dati molto forti, molto importanti, e anche l'impegno del sindaco, che è stato un impegno assolutamente, un messaggio importantissimo da parlare alla popolazione questa sera, che vuol dire che tutti dobbiamo mobilitarci per difendere il nostro territorio e l'ultima risorsa che hanno i sardi resta, cioè l'ambiente. E quindi dobbiamo riappropriarci del territorio e vigilare su di esso perché la smettano di continuare a fare tutti questi attentati. Io sono un medico ISDE prima che un consigliere regionale, quindi tutti i dati forniti sul fronte della salute in Sardegna sono dati reali, sono dati fortemente allarmanti. Hanno fatto indagini, abbiamo fatto ricerche un po' in tutto il territorio, proprio da nord a sud, est a ovest, c'è una tragedia di dimensioni sconfinate ovunque. I signori della Sara, giusto per raccontarcene una, dopo che hanno devastato il nostro ambiente per oltre 50 anni, perché hanno consumato il territorio, hanno fatto ammalare l'aria, hanno inquinato l'acqua di tutto il Golfo di Cagliari, non è solo un discorso che riguarda Sarroch, è Sarroch e dintorni, e i dintorni sono davvero molto ampi. Per cui questi signori adesso, visto che hanno già fatto di tutto di più, dopo aver incamerato fra l'altro fiumi di finanziamenti pubblici, adesso arrivano a sconvolgere il nostro sottosuolo. Noi non possiamo permettere una cosa del genere. Il fatto che la Regione Autonoma della Sardegna non sia dotata di un piano energetico è perché è funzionale. Serve che non ci sia, non ci deve essere, perché questo deve alimentare una situazione di far west di Sardegna. Per cui noi dobbiamo già decidere in termini concreti cosa fare per passare da un sistema così tragico per noi sardi ha un sistema assolutamente diverso dove la nostra sovranità si faccia sentire. E il popolo è sovrano. Quando si dice ma intanto i comuni non decidono nulla per nulla perché decide la Regione Autonoma della Sardegna, non è mica vero. I comuni contano molto, le cittadinanze contano molto. E l'ho detto in tante altre occasioni, il sindaco lo sa perché me l'ha già sentito dire altre volte, che il sindaco ad esempio è responsabile penalmente della salute ambientale delle popolazioni, quindi accidenti se conta molto, il sindaco è molto importante il suo ruolo. Per cui dobbiamo solo impegnarci per frenare quello che si sta consumando, per cui il messaggio che io do è il passaggio dall'assemblea all'occupazione della piazza, all'occupazione delle terre, se questo sarà necessario. E qui ci ricolleghiamo alla questione di Prato Bello, perché hanno vinto? E certo, dicevi bene, hanno vinto perché c'è stata una mobilitazione popolare, per cui se noi siamo in sintonia e siamo instancabili, il fatto di essere qui in tanti stasera, di sabato, non è poco, è un grande segnale. Per cui quello che devono capire nei livelli decisionali, dove pensano di poter decidere per un popolo, devono anche sapere che se noi siamo tutti d'accordo passeremo a occupare i territori prima che ce li devastino. Noi non possiamo permettere la devastazione dei territori. Tra l'altro stasera ho visto una bella sorpresa di due amici sardi migranti che vivono in zone terremotate in Emilia, e io sono stata a trovarli, mi hanno invitato per ben due volte e ho visto che cosa è successo e mi hanno raccontato, ma tutti, la gente raccontava di fenomeni sismici, strani, atipici, gente che conosceva il terremoto e tutte le dinamiche del terremoto, ma caso strano, quello era caratterizzato da grandi esplosioni, tutti raccontavano storie di esplosioni e anche nella cadenza che ha un terremoto naturale che poi va a scemare, ha un ritmo naturale tutto suo, questo era in una, cioè le leggi se le dettava lui o lei l'esplosione. E poi mi hanno detto esplosioni, perché esplosioni andiamo a vedere pieno di trivelle. Quindi la storia della trivella non è che adesso dobbiamo sperimentare, è già sperimentata, solo che il dramma
e che in Sardegna riescono a imporre ogni sorta di porcheria che fallisce fuori ed è possibile qui da noi. Da un punto di vista politico, che cosa è successo? È successo di recente che in Consiglio regionale è stata discussa una mozione proprio per quanto riguarda le scelte energetiche, per arrivare alla conclusione che la maggioranza, la maggior parte della classe politica è ancora ferma al carbone, mentre in tutto il mondo si dice frenare col carbone, perché comunque la produzione di CO2 è un dramma per tutto il pianeta, cioè, in Sardegna si va controcorrente e si arriva ancora a proporre il carbone. Ma non solo, problema metano, non è più tempo di metano, l'idea del metano è superata, noi il metano ci sarebbe servito 20-30 anni fa quando c'era la maledetta industria che comunque andava in qualche modo alimentata. L'Italia, lo Stato italiano ci negava il metano. Quindi con costi pazzeschi in tutte le regioni, nella maggior parte delle regioni d'Italia c'era metano, da noi no. Da noi praticamente viene proposto con un ritardo di quasi mezzo secolo. Il momento in cui, attenzione, perché qui si è passati, anche lì c'è stato un passaggino un piuttosto ambiguo, e cioè dallo sfruttamento dell'energia fossile all'energia alternativa. L'energia alternativa è stata sfruttata per molto tempo, è passata come se fosse un qualcosa di pulito, ma guarda caso dietro la trappola dell'energia alternativa c'erano le centrali nucleari. Dove volevano portarle? Le volevano portare da noi. Perché? Perché dietro il discorso delle centrali nucleari c'era l'importazione delle scorie radioattive, perché oggi il business più grosso, questo proprio più appetibile per i poteri forti, è l'importazione, il traffico delle scorie radioattive, che non sanno dove portarle perché non le vuole più nessuno. In America ad esempio hanno fatto grossi investimenti perché loro pensavano di trovare sistemi di sicurezza per conservare delle scorie radioattive. Non ha funzionato, Obama ha gettato la spugna e ha rinunciato, però sono nel mercato. Chi le compra, chi le vuole, gliele regate, cioè prendetele, e anzi vi paghiamo per prendervele. Per cui in Sardegna cosa nasce? Nasce il traffico delle scorie radioattive, che caso strano, venendo a mancare un controllo nei porti, noi lo scopriamo occasionalmente, perché magari i camion che arrivano, ad esempio, senza fare nomi, verso la Cortovesme, si scopre che camion carichi di isotopi radioattivi che stanno partendo lì per essere così. Per cui quello che si sta prospettando per la nostra terra è un modello di sviluppo economico che non è sviluppo per noi. Infatti mi impressiona usare il termine sviluppo per noi, perché qui i modelli di sviluppo, quelli che ci hanno imposti in questo mezzo secolo, era sviluppo per gli altri, per noi è stata mortificazione e forte impoverimento. Il fallimento della Saras l'abbiamo visto, abbiamo visto il fallimento del petrolchimico a Porto Torres, fallisce Ottana, fallisce tutto. E allora che cosa si propone? Si propone una sorta di prosecuzione di quei modelli di sviluppo che passano attraverso le operazioni che stanno imponendo assolutamente in tutto il territorio. Quindi passiamo dalle trivelle in tutto il Campidano, ad Arborea, passiamo alle discariche che svolti all'angolo e trovi la discarica. A Decimo Marno per il momento siamo riusciti a bloccarne una che era terribile, perché era nel centro di un santuario naturale di straordinaria bellezza e assolutamente a forte vocazione agricola. Stavano facendo, e chi questo? Mafie. La mafia avrebbe importato addirittura i fanghi radioattivi e i fanghi rossi. Per dire, quella è stata fermata perché comunque c'è stata una reazione popolare. Quello che sta succedendo in generale è questo, che tutto quello che non vogliono fuori lo stanno proponendo per la Sardegna, e purtroppo la maggioranza della classe politica ci sta, perché non ragiona. Per cui praticamente succede anche questo, tra l'altro c'è una profonda ignoranza.
quando è stato discusso in Consiglio regionale della mozione sull'energia, ancora si optava per questi modelli obsoleti e lì abbiamo attaccato sul problema delle correlazioni. E c'è stato anche, per dire, un consigliere del PD che si è staccato da tutto il contesto e è andato a controcorrente, grazie al cielo, così non ero sola o quasi. Per cui dobbiamo assolutamente muoverci in questa direzione e dire assolutamente no. Sui siti SIN, questi siti di interesse nazionale ad altissimo inquinamento ambientale, e purtroppo la Sardegna è fra le prime o forse la prima vittima a livello italiano, cosa succede? Ad esempio è successo un altro scandalo che voglio dirvi per dare un'idea su come marciano le cose, e cioè che alla Maddalena, quel sito di interesse nazionale italiano, a un certo punto hanno detto ma neanche per idea il governo italiano, noi ve lo scarichiamo, e l'hanno scaricato nel pieno silenzio generale, l'hanno scaricato sulla regione. Per cui la regione autonoma adesso deve farsi carico delle bonifiche della Maddalena, che vuol dire con non ce la faremo mai. Bisogna davvero vigilare. In Italia la Sardegna viene classificata come una delle regioni proprio in testa per aver fatto e per fare una differenziata intelligente. Quindi noi siamo di buona volontà, siamo assolutamente molto emancipati perché comprendiamo l'importanza di fare una differenziata seria, perché dalla differenziata nascono le materie prime. Quindi il discorso della legge rifiuti zero è reale, quella è un'impresa, perché facendo bene la differenziata noi riusciamo a fare la raccolta dell'alluminio, del vetro, della carta, di tutto quello che è materia prima pronta per essere trasformata, d'accordo? E invece dicono no, voi siete bravi, fatela, che poi noi vi portiamo via la materia prima. Per cui il prodotto della differenziata fatta in Sardegna parte, se ne va, per cui da noi si continua a produrre alluminio, fanghi rossi, cosa succede, eccetera, per arrivare alla produzione dell'alluminio, no? Ma l'alluminio che noi riusciamo a produrre con la raccolta differenziata ce lo portano via, quando invece noi quello potremmo lavorarlo. E quindi la raccolta differenziata si lega una delle soluzioni per il problema della disoccupazione. Quindi noi dobbiamo pensare anche a questo, come, cosa fare per superare la piaga della disoccupazione, che è possibile, solo che l'industria che noi vogliamo è un'industria ecocompatibile e rigorosamente ecosostenibile. La scelta politica deve girare attorno alla salute del cittadino. Quando si segue questo indirizzo si sa assolutamente di non sbagliare, invece questo non sta avvenendo. Tutte le scelte che si stanno facendo ancora, ad esempio per Otana ripropongono il carbone, non si può più andare in questa direzione, per cui noi ci troviamo di fronte a un disastro ambientale di dimensioni cosmiche di cui noi dobbiamo prendere atto come popolazione e studiare una serie di strategie perché la smettano. Noi non possiamo più vedere la nostra gente morire. 7-8 anni fa, nelle mie battaglie contro la SARS, perché è un mio vecchio amore la SARS, ma 7-8 anni fa io denunciavo nelle assemblee di San Rocco che non è il dramma, erano sì i tumori, erano sì tutte le patologie croniche progressive che si stavano sviluppando, le allergie nei bambini, le bronchiti croniche, tanto che si fece uno studio fra i bambini di una certa percentuale di bambini di San Rocco e pari percentuale di bambini di un paese di montagna che Borcei. A San Rocco si evidenziava, emergeva un disastro di malattie, i bambini di Buccelli erano perfettamente sani. Quindi questa cosa la dice lunga. Col fatto che
non c'era da denunciare solo questo, che era assolutamente un dato di fatto, ma si preannunciava un altro grosso rischio, e che erano le alterazioni genetiche, per cui le future generazioni saranno generazioni molto fragili e che saranno potenzialmente portatrici di malattie. E allora sì, che sì, si potrebbe parlare di un popolo sardo ammalato, perché a noi dicono che il popolo sardo è geneticamente ammalato, che noi siamo predisposti ad ammalare di certe patologie. Daniela ha fatto quel quadro sulla SLA, è terribile. E cosa succede? Che qui in Sardegna si potrebbero fare le terapie chelanti. Si potrebbero fare le terapie chelanti e sottoporre i nostri pazienti a un trattamento che è molto banale, che significa somministrare determinati farmaci che si legano ai metalli, vengono filtrati a livello renale ed eliminati con le urine, che vuol dire alleggerire il carico dei metalli nel paziente e aiutarlo, se non a guarire, a migliorare sì e a bloccare la patologia. La risposta è stata no, perché la terapia chelante è pericolosa. È pericolosa la terapia chelante. Quindi siamo veramente nel regno del paradosso. Io stamattina ho voluto dare uno sguardo al mio sito politico, dove io metto là dentro tutte le mie battaglie, tutte le azioni istituzionali nel territorio sono trasparenti e sono in questo sito. Quando ho visto che c'erano circa 900 azioni politiche scritte, documentate, eccetera, e che la percentuale più alta è la denuncia per gli assalti e le offese al nostro territorio, mi sono davvero impressionata. Quello che dico, un'altra cosa bellissima che è emersa, è il fatto che ci siamo messi in contatto con delle realtà che, come la nostra, era gente, erano cittadini sardi che discutevano in sede istituzionale di questi problemi. Si sono collegati con noi, noi ci siamo collegati con loro, che vuol dire che si sta creando una rete capillare nel nostro territorio che noi dobbiamo alimentare. Il problema non è solo Villa Cidro, ma il problema è Tossino, il problema è Ottana, il problema è San Rocco, il problema è Porto Torres. Per cui non dobbiamo stancarci, quindi non perdiamo l'entusiasmo, e ribadisco, facciamo le operazioni istituzionali, sindaco, come noi meglio possiamo ad ogni livello, dopodiché noi ci facciamo sì le assemblee, perché dobbiamo crescere, creare consapevolezza, ma poi ci restano le piazze, dobbiamo darci gli appuntamenti nelle piazze e poi, se cosa succede, occupiamo le terre. Grazie.